Voi non avete visto gente che ballava in aria? Eh? Non succede neppure in questo mondo. È qualcosa che non vi piace ricordare. Guardate che facce miserabili avete. Io non so cosa vi è successo davvero. Ma che avete combinato? Cose scellerate. Ma nel fondo siete brava gente. Quando io sono venuta qui ero totalmente confusa. Ma la bambina ha capito dove eravamo. A quell'età sa farsi le domande giuste. Io avevo ogni motivo per morire, uno solo per vivere. Chi altri poteva badare alla bambina? E allora io ho cominciato a camminare, camminare, camminare per il suo bene. Voi potete restare, costruire rifugi permanenti. Se state dietro la terra, qualcosa la fate spuntare. Arriveranno altri che avranno bambini con cui far crescere la mia piccola. Tutto questo io l'ho capito stanotte. E non era un sogno. Era la prima volta che la terra smetteva di tremare dal tempo delle esplosioni. È meglio non restare soli, eh? Io ho incontrato una donna che stava con altra gente, ma quelli sono morti. Voi potete farcela. Siete forti, come questa bambina. È così difficile restare vivi? Fate come lei, non vergognatevi di imparare da lei. Siete vivi. Scusate se finora le ho impedito di vedervi. Guarda, questi uomini sfortunati soffrono tanto. Adesso noi andiamo via. Voi prendetevi cura di voi stessi. C'è dell'acqua tra le rocce. Costruitevi un buon rifugio, non importa che sia un castello o una caserma. Quello non è un bambino, è un mucchietto di stracci. Io so cosa sembra. Anche io sono un mucchio di stracci. Lei è solo avvolta in quelli. Prendetela in braccio, guardatela questa vostra marmocchia. Lasciala in braccio alla madre, non è importante. Prendila. Non fare del male alla mia bambina. Acchiappala. No, no. Ci sarà rimasta una granata per sventrarli, questi schifosi. Aprila. No. E ti hai legato. Aprila. Non riesco. Furbona di una baldracca. Palla di stracci. È caldo. E perché la teneva in braccio lei? Sì, me la sono portata addosso. Per tanto tempo l'ho tenuta così stretta che è quasi che non fosse mai nata. Spargi tutto per terra! Non riesco, si muove! Aiutatelo! Stanno sparpagliando tutto per terra. Tenetela ferma! Guarda! Guarda! È un lenzuolo! La mia bambina in mano ai soldati. Aprilo! Aprilo! Tu, aiutalo! Tiralo in alto! E più alto! Più teso! Guardala! E quello cos'è? È un lenzuolo vuoto! Cos'è quell'uridume? Quella faccia? È soltanto la macchia che tenevi esposta all'aria! Unto dove stropicciavi con le dita. Questa sarebbe la tua bambina, guarda. È un pataccone
di lerciume! Povera la mia bambina! E adesso strappalo! No! No!